Beh, io voglio fare una piccola riflessione con tutti voi. L'età dell'adolescenza è sicuramente un'età molto particolare, l'età della scoperta, dell'esplorazione del sé. E quest'anno per me è un anno ricco di emozioni. Io coordino beh, due scuole con ben 3.000 ragazzi. E da circa un mese, 30 giorni più o meno, da quando ci si è avviati alla conclusione dell'anno scolastico, sono iniziate queste rappresentazioni performative conclusive dell'anno scolastico. Bene, riuscire a dare e a donare questa gioia e questa capacità di rappresentare se stessi a questi numerosissimi studenti e queste studentesse non è una cosa semplice. Io ho potuto assistere a prove di musicali, di coreutiche, a canti, a rappresentazioni scenografiche, riprese filmiche, c'è di tutto, teatro. Cioè, i nostri ragazzi sono davvero fantastici, ma sono fantastici perché hanno dei docenti, dei professori, delle professoresse fantastiche. Io vorrei dire che la scuola non è quello che noi vediamo quando c'è un caso limite, un caso estremo, che purtroppo non siamo riusciti a rendere sereno nella sua crescita. La scuola è questa, quella che avete visto oggi, quella che vi rappresenta la letteratura attraverso la danza, quella che vi rappresenta la letteratura, l'amore, la pace, l'avversione alla guerra attraverso la musica, quello che i nostri giovani, e guardate che 3.000 sono davvero tanti, riescono a dare di se stessi come rappresentazione e come speranza per il futuro. Loro questa speranza del futuro ce l'hanno tutta perché questa loro gioia è la chiave della speranza del futuro, questa loro capacità di rappresentare temi complessi come il tema della guerra. L'abbiamo vista dalle Troiane al Cutelli, perché io dirigo il Cutelli come scuola di titolarità, ad oggi la rappresentazione della guerra. E allora diamo tanta fiducia a questi nostri giovani, a questi splendidi giovani, alle loro famiglie che riescono a sostenerli, perché fare quello che fanno qui oggi tra noi ci sono ragazzi che non sono di Catania e che ogni mattina si alzano dalla provincia o anche da fuori provincia per seguire una loro passione. Il liceo coreutico Musco è il primo liceo coreutico della provincia di Catania e anche di altre province dove non c'è, per cui ha dato la possibilità a giovani di avvicinarsi, approcciarsi a quest'arte senza rivolgersi a strutture private. Ricordiamocelo questo quando parliamo male della nostra scuola. La scuola statale italiana è questo, riesce ad offrire tante opportunità e tanti spazi di realizzazione e di crescita per i nostri giovani e per i cittadini sereni di un domani, grazie ai nostri docenti e grazie a tutti voi. Grazie.